Ma quanto adoriamo il mondo animale e le top sugli animali? Almeno io sì, e se siete a guardare questo video vuol dire che anche voi apprezzate questo tipo di video. Però, credo, vi prego, ditemi di sì. Beh, oggi vedremo un'altra incredibile serie di animali che potrebbero essere pure più tosti di lupi e leoni volendo. Predatori feroci che non avreste mai potuto credere potessero essere, beh, feroci. Insomma, vi sfido a rimanere fino al numero 1 che vi lascerà di sicuro a bocca aperta. Ma prima, come sempre, ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere, con un'altra incredibile top animalesca. Di quelle strane e diverse dalle altre. Se siete seduti o sdraiati o, che ne so, seduraiati, beh, possiamo cominciare prima possibile. Ape africanizzata. Wow, un nome un po' strano, devo dire. Quindi cercando meglio ho visto che si possono chiamare anche api assassine. E la loro storia sembra uscita da un film di serie Z, tipo quelli bellissimi che recensiva Yotobi. Ah, che ricordi. Beh, tornando al nostro discorso, sono il risultato di un incrocio genetico sfuggito al controllo dell'essere umano. Che novità. Beh, un entomologo di nome Warwick Kerr era a conoscenza delle potenzialità delle api da miele africane. Erano più toste di quelle europee e di quelle statunitense. E che cavolo, in Africa hanno sempre le robe più grosse? Così chiese il permesso al governo di portarli in Brasile, il paese dove eseguiva ricerche, per poterle studiare. Per chi non lo sapesse, ha chiesto il permesso perché è vietato portare specie diverse da altri paesi nel proprio, altrimenti si rischia di fare danni irreparabili. La situazione all'inizio era tutta sotto controllo, ma come in ogni buon laboratorio che si rispetti, c'è sempre quello un po' più impreparato degli altri. Nel 1957 un assistente del laboratorio per errore fece scappare 26 api regine che erano isolate e pure delle api operaie. E niente, lo sciame si diffuse presto e cominciò la devastazione. Uccisero tantissimi animali di altre specie, distruggendo anche in parte l'ecosistema nelle foreste del Sud America. E ovviamente procreando api miste tra quelli americane e africane, arrivando alle api assassine. Sembrano completamente uguali alle normali api africane e, a parte le ali leggermente più corte, solo un entomologo potrebbe distinguerle. Solo le femmine operaie possiedono un pungiglione velenoso. Sono pericolose perché in gruppo possono lasciare una scia di distruzione pari a quelle delle formiche siafo di cui avevamo già parlato. Il loro veleno non può uccidere se solo da parte di una, ma se da parte di un intero sciame le cose cambiano. Non penso le incontreremo mai qua, sempre che qualche assistente di laboratorio non faccia piccoli errori. Questo è costato un'intera nuova specie in giro. Ascaris lumbricoides. Lo so, sono vergognoso, alcune pronunce sembrano uscite da piccoli brividi. Ma a volte mi chiedo perché diano nomi così complessi agli animali. Questo piccoletto può sembrare innocente e Può sembrare innocente e piccolo. Ecco, adesso ci siamo, ma non lo è per niente. Questo verme bianco può raggiungere i 30 cm nelle femmine e 20 nel maschio, tipo società di Amazzoni, e può portare una malattia chiamata ascaridiasi, una malattia che si verifica per lo più nei paesi con scarso grado di igiene, proprio il tipo di ambiente che adora l'animale. Le femmine, oltre a portare i pantaloni in casa, sembra producano una quantità di uova assurde. E tornando invece ai danni che possono provocare, vi spiego meglio in cosa consiste la malattia che portano. I primi sintomi sono problemi respiratori e tosse costante, per poi passare a dolori addominali dati dalle uova che vi lasceranno nello stomaco. O in altre parti del corpo. Proprio i vermi che ne escono tendono a viaggiare da varie parti, sempre dentro il vostro corpo. Negli stadi più avanzati, vomito e perdita di peso dovuti a malnutrizione saranno la normalità. Non si muore, ma nei casi peggiori i vermi possono raggiungere il cervello e causare meningite. Cioè, a leggerlo mi sono sentito male. In pratica sti vermi lasciano le loro uova dentro di noi per poi farle schiudere e far fare la passeggiata serale ai piccoli nel nostro organismo. Ragno delle banane. Non fatevi ingannare dal nome, non è così simpatico. È un ragno molto elegante e dalle forme armoniose, secondo ciò che c'è scritto su internet, eh? Quindi non chiedete a me cosa vuol dire. Comunque è piuttosto diffuso in tutto il Brasile, specialmente nei caschi di banane, che non mangia, al contrario di ciò che dicono le leggende. Ma è facile trovarlo anche nelle case di esseri umani, di cui non ha paura per niente, non va affatto bene.
anche se i casi di morte sono solo del 2, massimo 3%, a causa dell'aggressività e del veleno sono tra le specie più pericolose, sia per l'uomo che per altri animali. Nel Guinness World Record era entrato più di una volta in prima posizione tra i ragni più velenosi del pianeta. Ad oggi ce n'è un altro di cui non ricordo bene il nome. Comunque questo veleno è 7 volte più potente di quello della vedova nera. Quindi insomma, se lo vedete scappate e chiamate la polizia, credo. Non è difficile notarlo visto che è bello grosso, dai 10 ai 15 cm inclusa l'estensione delle gambe. Parlando del veleno in modo più specifico, ecco come si comporta nell'essere umano. La zona colpita comincia subito a gonfiarsi e a arrossarsi, causando un forte prurito. Poi questo dolore si espande in tutto il corpo in modo rapido. Ai sintomi si aggiungono giramento di testa e nausea, tachicardia, difficoltà respiratorie. E nei maschi c'è una piccola aggiunta in più ancora che non posso dire su YouTube. Ma se scrivete ragno delle banane potete vedere cosa fa un maschio. La morte può sopraggiungere per arresto cardiaco o asfissia. In generale causa una sovraeccitazione estrema, come se il corpo fosse sempre in allarme, pronto a un imminente pericolo, con sudorazioni altrettanto estreme. Prima di continuare vi devo assolutamente fare un quiz. A che film si riferisce questa sequenza di emoji? Risposta forse alla fine del video e continuiamo. Anche se a sentire tutti questi animali mi sta venendo il volto a stomaco, questo mondo è davvero pericoloso. Donnole. Non l'avreste mai detto, né? Questi esserini così piccoli e carini sono mammiferi carnivori, lunghi circa 30 cm, di cui 4 cm di coda. Se ne vedete uno in giro non esitate ad andarvene e scappare. Nonostante scappino alla vista dell'essere umano, non si sa mai becchiate quello con la luna storta, per una nottata di lavoro che ne so andata male. Cacciano per lo più proprio nelle ore notturne per aggredire le loro prede alle spalle con scatti fulminei. Ci sono molte sottospecie nella categoria e alcune sono estremamente aggressive. Non hanno per nulla paura di quelli che vogliono invadere il loro territorio e sono tra le specie più coraggiose sul pianeta. Potrebbero anche provare ad attaccare un leone o un lupo senza esitazione. Carango gigante. È un grosso pesce d'acqua salata, presenta una bocca molto grossa e scaglie piccole. Raggiunge una lunghezza massima di 170 cm per 80 kg di peso. E ora che sapete queste cose vi dico subito che è meglio evitarlo e se volete pescarlo avrete bisogno di un'attrezzatura davvero molto resistente. È energico e aggressivo e il suo stile per attaccare le prede è molto astuto. Prima le segue più possibile per capirne le abitudini o comunque trovare una zona buona dove bloccarle e dopo le azzanna. Per poi mangiarle. Solitamente però attacca solo uccelli, crostacei, polpi e calamari. Per prendere proprio gli uccelli salta fuori dall'acqua, manco fosse un delfino. Orso polare. È un orso che si trova attorno al polo nord nel mare glaciale artico ed è il più grande carnivoro di terraferma esistente sul nostro pianeta, insieme all'orso dell'Alaska. Gli esemplari di maschio adulto pesano mediamente dai 350 ai 700 kg e misurano dai 2,4 ai 3 metri di lunghezza. In alcuni casi possono raggiungere anche la tonnellata di peso. Le femmine normalmente pesano la metà, ma non sono meno pericolose. Infatti è il tipo di orso che più si nutre di carne. Mangia praticamente qualsiasi cosa. Da foche a volpi polari, sono così spaventosi che non hanno nessuno in grado di cacciarli e mangiarseli. Solo gli esseri umani possono essere un pericolo per loro. Pensate che i maschi con una sola zampata possono buttare giù un beluga o un narvalo. Niente, se andate al Polo Nord cercate di non accarezzare troppo questi orsi. Orso Kodiak. Arriviamo al momento della copertina. Questa sembra sia la zampa di un orso enorme. Lo avevo citato nel punto precedente e ovviamente andava inserito in classifica. È una sottospecie dell'orso bruno e si trova nell'isola Kodiak vicino alle coste dell'Alaska. Sembra siano in tantissimi e che siano anche tra i più feroci orsi mai esistiti e si contendano la posizione contro gli orsi polari. In piedi sulle zampe può raggiungere un'altezza di 3 metri, però non è molto aggressivo. Caccia solo per sopravvivere ed è più docile del grizzly di montagna. Con questo non vuol dire possiate andare ad accarezzarlo come se fosse un cagnolino. È carnivoro e si nutre per lo più di salmoni, alci e cervi. Non ha paura degli altri predatori essendo uno di quelli in cima. Gatto dai piedi neri. E alla fine della classifica abbiamo qualcosa che non vi aspettereste minimamente possa danneggiarvi o essere un feroce predatore.
Cioè, guardate questo piccoletto. Sembra carinissimo e coccoloso, ma non lo è. È un piccolo figlio del demonio in grado di uccidere qualsiasi cosa si muova volendo. È un mammifero carnivoro ed è il più piccolo felino africano. Ha una lunghezza varia dai 30 ai 50 cm e il peso raggiunge un massimo di 2,5 kg-3 kg. Di giorno rimane chiuso sempre nella sua tana, ma di notte comincia il vero divertimento. È il suo momento per cacciare e può uccidere davvero qualunque cosa. È di una pericolosità assurda. Di solito preferisce attaccare piccoli roditori o uccelli, di dimensioni ridotte, ma sembra non si faccia problemi anche a uccidere prede più grosse nel caso gli diano fastidio. La percentuale di successo per lui è del 60%. Le tattiche utilizzate sono varie mai monotone. A volte inseguono la preda silenziosamente nel buio per poi attaccarla al momento giusto. Altre volte le tendono un agguato dopo averla vista da lontano. E altre volte ancora vanno sul diretto senza farsi troppi problemi. È al contempo veloce e silenzioso. E ha anche una grande pazienza. Quando capisce di dover aspettare, lo fa. Lo fa e come? Osservando come un assassino silenzioso per ore il suo prossimo pasto. Difficilmente si riescono a vedere o avvicinare, visto che non amano particolarmente l'essere umano e sono attivi solo la notte. E con questo concludiamo. Non voglio darvi la risposta al quiz perché voglio vedere in quanti indovineranno senza aiuti o altro. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo come sempre, perché manco io so come e quando pubblicherò.